Twingo nuova, Twingo vecchia. Hanno cominciato a costruirla nel 1993. Questo esemplare è del 2002, anche con delle belle customizzazioni, come potete vedere. Ma cosa aveva di così geniale quest'auto negli anni 90? Era piccola, era leggera, era compatta, era maneggevole e aveva anche il sedile posteriore scorrevole. Forse è stata la prima al mondo ad adottarlo. Essenziale ed economica, riprendeva in pieno lo spirito dell'antica R4, che però era una country in chiave urbana. E la Twingo di oggi? Lo stile essenziale spartano si è decisamente evoluto sulla nuova Twingo. Questa poi addirittura è la Twingo Lovely al quadrato, quindi la versione elevata a potenza di un'altra versione già molto ben equipaggiata. Insomma, è il top di gamma delle Twingo. Cosa dite? Ce la guidiamo per una settimana? La prima cosa che salta all'occhio naturalmente è la presenza del cambio automatico su questa versione della Twingo, che è una vera benedizione da avere in città. C'è qualche salto, qualche piccola pausa fra un cambio di marcia e l'altro, ma ci si fa presto l'abitudine. Un'altra dote maiuscola è il motore 900 turbo, per la sua coppia, per la sua ripresa e la sua elasticità. Come sapete, la nuova Twingo condivide in gran parte la meccanica con la Mercedes, quindi con la Smart. Certo, insomma, un po' della praticità e della semplicità della versione origine è andata persa. In compenso abbiamo guadagnato una porta qui. Adesso provo a sedermi dietro. Tenete conto che sono alto, ma non un gigante. Vedete? Le ginocchia sono un po' bloccate contro il sedile, ma in effetti si può regolare lo schienale su due posizioni diverse. Comunque bisogna dire che i posti dietro su queste vetture della città sono sempre un pochino di fortuna. E poi bisogna tenere conto anche che qui dietro c'è il motore. Di tutte le cose belle e brutte di questa Twingo da 16.400 euro ne parleremo per tutta la settimana, anzi a parlarcene saranno le colleghe della redazione, perché in questo caso il parere femminile è della massima importanza.